Buongiorno a tutti e buona domenica. Allora, oggi siamo assieme per preparare delle piccole crème tarte. Avevo pensato così di preparare proprio delle piccole pastine che secondo me sono sempre molto carine da servire a tavola. Allora, vi faccio vedere un po' il procedimento, nel senso che la frolla l'ho già preparata, adesso la prendo in frigo, ma più che la ricetta mi interessava proprio farvi vedere come la vado a preparare. Prendo un attimo la pasta frolla che l'ho tenuta appunto in frigo e così si raddensava un pochino. Ecco qua. Allora, comunque vi do le dosi che ho utilizzato. Dunque, ho messo un rosso d'uovo, poi ho inserito 50 grammi di zucchero. Poi ho messo un 100 g di burro ammorbidito e 150 g di farina. Poi sono andata ad aromatizzare con un pochino di vanillina. Oggi non ho messo lievito, ogni tanto su qualche ricetta ce lo metto, qualcun altro no, insomma. Poi comunque ognuno di voi sicuramente ha la propria ricettina, va bene? Allora, cominciamo. Stendiamo un pochino questa frolla, metto un pochino di farina così sul mio mattarello, ecco qua, e vado a stendere il tutto. Allora, anche per questo tipo di pastine, poi vedrete, utilizziamo un po' di stampini che, voglio o no, sono sempre utili da tenere in casa. E daremo una forma, di cuore, una forma a cuoricino. Però anche lì si può fare ad esempio fiorellini, si possono fare dei cerchi, dei quadrati, veramente su questo tipo di torte si lavora tanto con la fantasia, si fa anche un po' in base all'evento che volete andare a enfatizzare. Io per le mie amiche faccio sempre cuoricini. Allora, ok, la stendiamo, ecco qua. Questa dose che vi ho dato, vengono fuori un 4 pastine e vi resta anche qualche biscottino per la colazione. Allora, abbiamo detto che facciamo il cuoricino. Adesso vi faccio vedere lo stampino, scusate che gli diamo un'altra livellata, ecco qua. Io uso sempre un mattarello di questo tipo con gli elastici perché così mi regola bene l'altezza in modo che poi in forno risulta cotta in maniera uniforme. Ecco qua. Allora, utilizziamo due stampini, uno un cuoricino un pochino più grande, tra l'altro io ho questo qui perché c'è anche un po' di cappette, mi sembrava grazioso, e uno un po' più piccolino. Dunque, allora io adesso ve ne faccio giusto una per farvi vedere appunto il procedimento. Quindi, ecco qua, togliamo l'eccesso, va bene, ecco qui. Poi ne prepariamo un altro perché ci servono due dischetti per prepararne una. Ok, adesso questa qui la tengo da parte che poi vado a completare così assieme. Adesso ne prepariamo giusto una per far vedere un po' il passaggio. Poi tagliamo anche il centro. Ecco qui. Questa parte che andiamo a tagliare, andiamo a toglierla piano piano, ecco qui, la metto qua in parte perché la utilizzerò come decorazione sulla nostra piccola pastina che andiamo a preparare. Ecco, la metto qua in parte, perché la livelliamo bene. Così, poi prendo, scusate che ce l'ho qui, allora. Prendo una piccola teglia, piccola, è una teglia da 45 comunque. Hop là, metto qua. Adesso vado a inserire nel forno a 180 gradi, più o meno ci stanno sui 12-13 minuti, non stanno molto perché sono come dei biscottini, ok? Allora, la metto un attimo all'interno del forno e utilizziamo adesso alcuni di queste frolline che ho già cotto in modo che così vi accelero i tempi.
Togli un secondo questa farina in eccesso. Ecco qua. Perfetto. Allora, prendiamo un piccolo taglierino dove andiamo poi a decorare il tutto. Ecco qua. Allora, prendiamo le due frolline cotte, ok? Adesso mi servo della farcitura che ho sempre qui in frigo. Ecco qua. Adesso vi mostro il tutto. Dunque, la farcitura l'ho preparata montando 200 g di panna e poi ho aggiunto 200 g di mascarpone e circa un 20 g di zucchero. Poi con lo zucchero vi regolate un po' anche in base ai vostri gusti. Allora, noi oggi andremo a preparare appunto questa farcitura in versione naturale, così bianca. Però, volendo, per dire, fare le tortine colorate, potete aggiungere un pochino o di colorante alimentare oppure ad esempio mettendoci un po' di alchermes gli dà subito una colorazione rosata e anche aromatizza ovviamente la farcitura. Allora, adesso prendiamo una piccola sacca poche, che tanto piccola non è, però noi ce la rendiamo più piccolina perché vado a tagliare la parte, diciamo, in più che non mi serve, così mi sono più facile nell'utilizzo. Poi taglio un pochino la punta in modo che così riesco a fare la decorazione. Adesso vado a riempirla, tra l'altro non uso neanche le punte, vado proprio così tranquillamente. Allora, adesso andiamo a inserirla. Voi le fate spesso le creme tart, vi piacciono? Io sono sempre molto attratta proprio per tutto questo tipo di decorazioni che normalmente si fanno. Si possono dare tanti tipi di colore, si possono usare un sacco di forme, si possono inserire biscottini, cioccolatini, decori in pasta da zucchero, veramente si apre un pianeta sulla decorazione. Allora, cosa faccio? Vado a premere il tutto fino in fondo, ok? E posiziono la sacca in modo da fare delle piccole nuvolette, le chiamiamo, di farcitura. Ecco qua. Poi facciamo una anche qua al centro. Cerchiamo di farle più o meno tutte della stessa dimensione, poi insomma, se anche non viene perfettamente preciso, noi stiamo facendo comunque delle pastine in versione casalinga, ok? Ecco qua. Una volta fatta la farcitura, andiamo a inserire il pezzo superiore e continuiamo con la nostra farcitura. Ecco qua. Ok, ci siamo. Andiamo così, piccole pressioni, dopo ve la faccio vedere un pochino meglio. Purtroppo sono sola a fare questo video e quindi non riesco a gestirvi bene l'immagine, ma adesso vedrete che in qualche maniera riusciamo a farvela vedere. Ok, ecco qua, vedete? Ecco così. Poi adesso inizia il bello della diretta. Allora, andiamo a decorare. Metto dunque una fragolina, magari prendo una non troppo grande, visto che appunto queste sono delle pastine, non è proprio una torta. Ecco qua, la taglio a metà, così. Vado a posizionarne una in verticale, qui al lato la mettiamo, poi anche qui ognuno la posiziona come gli piace, ecco, io la metto così, mi sembra graziosa. Bene, poi
biscottini che appunto abbiamo realizzato facendo appunto il taglio al centro con questo. Ci mettiamo un po' di zucchero a velo, anzi mettiamoli qua che così non sporchiamo. Facciamo così, mettiamo un po' di zucchero a velo così gli diamo il bianco anche ai biscottini. Eccoli qua. Perfetto. Ecco, i biscottini li vado a mettere sospesi al lato opposto. Quindi ne metto uno qui e uno a fianco. Si fanno compagnia. Ecco. Adesso faccio vedere. Ecco qui. C'è la luce magari un po' a sfavore. Ok. Poi andiamo a fare anche qualche piccola decorazione con la pasta da zucchero. Tra l'altro adesso la pasta da zucchero è facilmente reperibile, si trova benissimo in tutti i supermercati o comunque insomma in tutti i centri che hanno tutte le cose per la cucina. Allora, un attimo che mi tolgo bene lo zucchero. Allora, mi sono preparata due piccole palline, una rosa e una gialla, in modo che prepariamo magari una farfallina e qualche fiorellino. Anche qui, chiaramente, l'utilizzo dello stampino vi agevola moltissimo nell'immagine, ok? Altrimenti, se non si ha voglia, diciamo, di mettersi proprio a lavorare la pasta o non l'avete a disposizione, ci sono anche delle piccole decorazioni già pronte, delle roselline, poi potete usare magari delle meringhette, oppure, delle granelle colorate, insomma, veramente, potete utilizzare la vostra fantasia, al meglio. Allora, per fare queste piccole decorazioni utilizzo un mattarello un po' più piccolino perché così mi è più semplice realizzarle. Uso un tappetino di silicone così si stacca tutto facilmente. Ecco qua. Adesso la stendiamo e facciamo prima una farfallina, vedete? Anzi, adesso c'è ancora un piccolo residuo che ieri ho fatto un po' di prove. Allora, prepariamo la farfallina, eccola qua. Quindi cuoricini e farfalline per voi. Allora, la farfallina magari ce la metto vicino così ai biscottini, svolazza vicino al biscotto. Poi facciamo un fiorellino, vediamo un po' uno stampino adatto, ecco questo qui, piccolo fiorellino. Eccolo, vedete, alla fine in un attimo si fanno delle cosine carine. Poi ci mettiamo anche un piccolo pistillo giallo, facciamo una piccola pallina, pistillino lo faccio così a mano. Ecco, al fiorellino, anzi questo è un pistillo un po' troppo grande, aspetta che lo rimpiccioliamo. Per me decorare è la parte più bella, non so voi come la pensate, però è proprio divertente. Quando lavoro su cosine così piccole uso una pinzetta di precisione perché altrimenti qua con la mia manina rischio di schiacciare tutto. Allora, un fiorellino ce lo mettiamo qua. Vediamo se... Scusate perché magari non riuscite a vedere bene, ma dopo ve lo mostro un pochino meglio. Ne faccio un fiorellino lì e un fiorellino lo metto dall'altra parte. Poi vado a chiudere il tutto con qualche piccola fogliolina di menta, che così anche ce la profuma, oltre ad essere decorativa, va a profumare bene. Ecco qua il nostro fiorellino l'abbiamo fatto. Questo ce lo metto magari qua davanti. Eccolo. Foglioline di menta, vediamo, piccoline. Prendiamo piccoline, vediamo questo ciuffettino qua, che è piccino. Piccolo ciuffetto. E lo posizioniamo magari vicino al fiorellino, così lo rendiamo un pochino più veritiero. E anche un altro, e poi dopo l'abbiamo finita. Quindi vedete, alla fine si sta veramente poco. Magari vi potete preparare la frolla un pochino prima e poi vi lasciate il tempo per divertirvi con la decorazione. Ecco.
qua. Vedete? Ops, ecco, la vedete bene? Sì, ecco. Questa è una piccola tortina creme tarte. Quindi io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e vi auguro una buona domenica.